Cittadini di Rancitelli non si devono sentire abbandonati, anzi, io ho già incontrato alcuni di loro nel mese scorso, saremo in continuo contatto, devono sapere che lo Stato sarà vicino a loro. I controlli di polizia saranno intensificati alla luce degli ultimi attentati incendiari. La situazione del quartiere Rancitelli a Pescara torna al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'ultima auto bruciata all'alba di sabato riapre la ferita di una comunità che ora si stringe attorno a Gianni Mincone, un residente più volte bersaglio di atti intimidatori di chiara matrice dolosa. Il Comitato di quartiere ha deciso di promuovere una raccolta fondi cui ha aderito tra gli altri il consigliere pentastellato Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale e attivista storico. Al ferro di cavallo. Sistemazioni alternative ai legittimi assegnatari, aveva chiesto il DEM Antonio Blasioli, in attesa che i 120 appartamenti del quartiere vengano abbattuti e sostituiti. 15 giorni fa è arrivato il via libera della Corte dei Conti per i circa 11 milioni destinati all'abbattimento dei fabbricati di Via Lago di Borgiano, quelli che il sindaco Carlo Masci chiama simboli del degrado. Riqualificazione complessiva con un accordo comune ATER e Regione che farà capo proprio all'ente locale che riprogetterà quelle aree tra Via Tavo e Via Lago di Borgiano, mentre proseguono i controlli della Polizia Municipale che al ferro di cavallo ha sequestrato 5 auto e 3 moto, prive di assicurazione e documenti.